Ragazzi, ciao Lollina. Senti Barbara, io volevo fare una cosa. Che cosa? Volevo qualcosa di creativo oggi. Sì? Costruttivo. Ah, qualcosa di che insegni. No, 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 voglio costruire. Ah, costruttivo inteso in quel senso? Eh sì, esatto. Pensavo di far fare una casetta o una cavetta panchino. Ah, sì, bello, potremmo utilizzare, non so, delle scatole. No, 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 no. No, del cartone. No, 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 no. Scusa, Lollina, che idea hai? Aspetta un attimo. Ecco, questa. Voglio fargli fare. Ma Lollina, questa? Ma è difficilissima. Lollina, ma questa è una cameretta in legno. E quale delle due c'è? C'è quella rosa. Ma guarda un po', non avrei mai pensato. E scusami, tu vorresti convincere Panchino a realizzare questa? Esatto. Non ce la farà mai. Dici? Sì, secondo me ti lascia pure. Ancora? No, 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 no. Guarda, facciamo così. Diglielo in maniera carina e io prometto che lo aiuterò. Perché secondo me montare tutta questa, ma ti rendi conto? Questa è in legno. Non è di carta? No, non è cartoncino. Questo è legno e ogni pezzetto va costruito pezzo per pezzo. Ah, ci sono anche dei pezzi da cucire. Ah, non l'avevo letto. No, 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 neanche non leggo il cinese io, eh. Però, insomma, li vedo, so che è tutto quanto completamente da realizzare. Allora, cercherò di essere più clemente, gli dirò che comunque sia, mi aiuti tu. Va bene, e così facciamo vedere anche passo passo ai tipitini come verrà su questa cameretta. Speriamo di riuscirci, perché io dico che lo aiuto, ma mi sembra piuttosto complicata. Sono sicura che ce la farai. Speriamo che assomigli un pochino al risultato finale, non vedo l'ora, anche perché ho altre casette ancora più grandi. Già, da montare e non vedo l'ora. Quindi vai, vai a chiamare Panchino, io intanto tiro fuori tutto quanto e si comincia. Ragazzi, alzate il volume perché metto un po' di musica. Via! Eccolo, il Panchino sta per preparare tutto quanto, ancora non sa quello che l'aspetta. Eccolo qua, ecco, guardate un po', adesso sviene, ma si riprende. Bella, guarda quant'è ruffiana Lollina. Ecco, niente, c'è niente da fare, il Panchino, stai tranquillo, ci penso io, ti aiuto. E c'è anche Lara che ci dà una mano. Ecco qui tutti quanti i pezzi, ma è veramente un kit pieno pieno di cose. Per fortuna la cameretta è quella rosa, ma già lo sapevate. E si parte da zero, quindi dai pezzettini di legno che bisogna rivestire. Il Panchino non sa il cinese, ma lo aiuteremo noi. Allora, qui c'è proprio tutto e c'è anche una mappa di quello che dobbiamo fare. Ok, Lara, precisa, precisa, mentre io tiro fuori tutte le parti tessili e quelle di legno. Guardate quanti pezzi, è veramente strapieno. Cominciamo con le tappezzerie e i pavimenti. Ecco la nostra colla. Ma c'è qualcosa che non va? Sì, c'è la pellicola da togliere. Ok, forse ci siamo, forse ce l'abbiamo fatta. Bene, adesso finalmente esce. Ok, mi aiuto con un cotton fioc per spargerla meglio, in modo che non risulti sollevata, che non si veda sotto la carta. Bisogna schiacciare bene per far aderire. Io uso il fondo della colla perché mi dà una ulteriore schiacciatura. Ecco qui, la uso come rullino. Perfetto, adesso un filo di colla e si possono attaccare anche le pareti tra di loro. Bisogna ovviamente tenerle un pochettino ferme. Io ho messo un pezzettino di scotch dietro. Bravo Panchino! Ok, la sedia, ci sono tutti i pezzetti. Guardate, è un attimo, basta appoggiare e si incolla. Un altro pochino di colla da quest'altra parte. Bene, guardate, sembra che voli. Ci vuole il sedile. Eccolo qui, la seduta è pronta e la seggiolina. Eccola qui. Questi pezzetti non servono perché adesso passiamo alla scrivania. Guardate un po' come diventerà. Ce la farò a farla diventare così? Io ci provo. Allora, colla. Ok, colla anche da quest'altra parte. Tac, e questa è la parte alta, quindi i ripianetti della libreria, che sono rosa, quindi sono anche molto carini. E ora passiamo alla parte di sotto, quindi un po' di colla di qua. Oh, come faccio a mettere l'altro pezzo? Si reggerà? Si regge! Adesso mettiamo il sopra, tac, e facciamo anche il cassetto che è finto, però rende, fa la sua figura. Oh, Panchino ha attaccato la maniglietta, sei stato fantastico. Ora lo riempiamo con i libri che ha ritagliato Lara. Guarda quanto è stata brava. Passiamo al letto, forse è la parte più difficile. Riuscirò? Ok, primo pezzo ci sta. Secondo pezzo ci sta. Adesso devo mettere la carta. L'ho tagliata un po' troppo corta, manca un pezzettino, ma non fa niente, va bene lo stesso. Ok, adesso un altro po' di colla.
Prendiamo qualche misurina per metterli precisi. Ok, colla. E il pezzo dall'altra parte. Oh, stavo per fare dei danni, ma per fortuna si regge. Due puntini di colla e anche la scaletta è al suo posto. Ta-dan! Come si fa il materassino? Il materassino è molto semplice, va semplicemente rivestito. E ora passiamo al tappeto. E ora che tutto è a posto, mettiamo qualche altra cosa carina e passiamo al tavolino. Il tavolino sembra facile, ma ci ho messo un po' a far stare tutti i piedini perfettamente dritti senza cadere. Ok, qualche abbellimento, l'orologio, il quadretto. Ok, e adesso facciamo un bel computer che ovviamente si prenderà al voi. Già sapete chi, se lo beccherà Lollina in collo la parte di lato. Ok, ha il cartoncino, metto il cartoncino in mezzo così gli fa da spessore. Eccolo qui, e poi per piegarlo mi aiuto con questo cartoncino in modo che la piega è venuta perfetta. Wow! Con la overview intermedia di quello che ho fatto fino ad ora, ragazzi, che cosa ne pensate? Io sono innamorata, mi sono divertita un sacco. Ops, è cascata una cosa. Ragazzi, è complicato, ma non così tanto, anche perché la colla che è in dotazione è veramente a presa ultra rapida e quindi basta appoggiare i legnetti e si incollano subito, immediatamente. Guardate la seggiolina quanto è carina, la scrivania è un sogno, il letto mi piace da morire. Ovviamente non ho fissato niente, quindi posso anche cambiare posizioni. Per fare i lettini, come avete visto, c'era del feltro, eccolo qui, del feltro, e ho semplicemente incartato e ripiegato con la colla le lenzuoline che erano in dotazione, quindi è stato semplice. Alla fine tecnicamente uno può fare un lettino anche utilizzando delle stoffette che ha e mettendo come materassino delle ovattine. Poi vi farò una versione di questa cameretta e i poveri, no, senza kit, Lollina non essere sempre così efferata. Allora, questo lo rimettiamo a posto e adesso ho riposto tutto quanto perché appunto bisogna andare a fare la parte tessile. Quindi ora andrò a cucirmi, visto che le prime parti le ho incollate, i cuscinetti. Vedete, pillow vuol dire cuscino, le ciabattine onestamente non le farò perché mi sembrano di una difficoltà inaudita, ma il cuscinetto ce la posso fare, quindi devo piegare, prendermi il mio spazio, cucire, risvoltare, riempire e chiudere. Ok, allora andiamoci a cercare la stoffettina e andiamo a farci il primo cuscinetto. Ho preso le misure come richiesto, ora lo piego a metà e me lo cucio. L'ago, eccolo qui, il filo l'ho già inserito, pronti, partenza, via. Ecco qui, il punto è semplicissimo perché faccio lo zig zag, è il punto più semplice della terra. Se non siete capaci, fatevelo insegnare in modo che poi possiate farlo voi. Insomma, se avete l'età giusta potete cominciare a cucire, poi lo svoltolate e lo riempite con l'imbottitura e poi andrà chiuso ancora con un punto festone e poi ovviamente bordato. E adesso vi faccio vedere come ho fatto io. Ecco il mio cuscinetto cucito, finito di cucire, ci ho messo anche questa piccola pazza maneria intorno per farlo ancora più carino. Adesso passiamo a quest'altro cuscinetto invece, che si fa con questa stoffettina qui. L'ho ritagliata e l'ho già incollata, questo non l'ho cucito, l'ho fatto con la colla, quindi l'ho chiuso a sacchettino. Una volta chiuso a sacchettino va riempito di imbottitura anche lui, ma ce ne vuole veramente molto poca. Eccolo qui, adesso si va a riempire, questo va diviso in due e eccolo qua, ecco, si infila così e poi si va a mettere la colla da quest'altra parte. Io, siccome ne ho già fatto un altro, lo faccio, voilà, eccolo qui. E questo qui, come mi sembra, un piccolo raviolo, ma in realtà è un cuscino. Allora, qui le istruzioni mi dicono di doppiarlo con il pizzo in questo modo qui, quindi adesso questo qua devo farci un giretto. Oh, quanto viene carino. Ma che bella idea, non ci avrei mai pensato se non avessi visto le istruzioni. Ecco, lo devo andare a girare nel pizzetto e avrò fatto i miei cuscinetti piccoli. Mentre si asciugano i miei due cuscinetti, li ho pinzati con le mollette per farli stare in forma, mi vado a fare questo cuoricino che è in feltro e infatti qui ho un pezzettino di feltro. Anche qui mi prendo il feltro, me lo ritaglio bene 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 e poi devo fare il punto festone, che è piuttosto semplice perché passo e poi entro nell'ultimo pezzettino di cappio e tiro. Si crea un punto molto carino e che chiude molto bene la vostra creazione, e poi è abbastanza semplice, insomma con un po' di allenamento ci si riesce.
arrivi alla fine la devo riempire con l'imbottitura e chiudere. Ecco, mi posso poi anche aiutare un pochettino con la forbice per far entrare bene tutta l'imbottitura. Adesso bisogna passare a un altro cuscinetto molto carino a forma di caramella. Quindi prendo la stoffa, me la taglio, devo cucire soltanto uno dei lati perché gli altri due andranno arrotolati e stretti con il filo in modo da creare una vera e propria caramella e poi va riempito tutto quanto sempre con l'imbottitura. Anche questa volta, come vedete, ho cucito al rovescio e poi lo devo svoltolare, cioè lo devo rigirare al dritto per poterlo poi legare e riempire, imbottire e far diventare appunto una caramellina cuscinosa. Siete curiosi di vedere il risultato? Ebbene, adesso vi faccio vedere tutti i cuscinetti che ho realizzato. Eccoli qua, guardate quanto sono carini, guardate che carina la caramellina. Bene, adesso li devo disporre, userò la foto della scatola per metterli esattamente come li ho visti sulla scatola e così saranno tutti quanti carini e la cameretta sta diventando veramente troppo bella. E adesso indovinate che cosa sto ritagliando, questa cosina che adesso devo aiutarmi con il righello a piegare, diventerà un cestino, eccolo qui, adesso ci metto un po' di colla e ci attacco un pezzettino di stoffa dentro, mi devo aiutare un po' con le punte delle forbici perché è veramente piccolissimo e mi si appiccica tutto alle dita, però guardate che carino, è un'idea molto carina quella di rivestirlo con la stoffa e ovviamente adesso ci metteremo dentro queste cartoline, guardate, un cestino porta cartoline, questa cosa che sembra una lampada in realtà è un faldone e adesso vi mostrerò come diventa e anche questo andrà a finire sulla scrivania come i veri e propri portadocumenti. Ci siamo, le tappezzerie sono tutte montate, il mio smalto ormai è partito a pezzi perché la colla me lo porta via. Questo è il faldone, vedete, eccolo qui, ci ho messo anche un libricino dentro e ora lo vado a posizionare nella scrivania come dovrebbe appunto stare. Eccolo qui, ho preparato il cestino, l'ho anche doppiato con la stoffettina ed è venuto veramente carino, sono molto soddisfatta. Il regalo l'ho bordato con il nastrino e ragazzi, devo dire, sono veramente soddisfatta del fiocchetto. Ta-da, mi sono impegnata, non è molto difficile, poi se volete una volta ve lo faccio vedere come si fa perché veramente si può fare. Lo mettiamo qui. Qua la seggiolina l'ho messa, a questo punto c'è un'altra cosa di cui vado strafiera che è lui, cioè guardate la piccolinosità di questo diario, è rivestito in stoffa come il cuscino e ha le pagine. Ok, questo stava sulla foto, l'hanno messo sul letto, lo voglio mettere anch'io sul nostro lettino, fa un po' tipo diario dei segreti prima di andare a dormire. Allora, mi restano da fare alcune ultime decorazioni. Nelle istruzioni qui nel kit c'erano le tazzine con fatte di carta, però devo dire non mi facevano impazzire, quindi invece di farle di carta metterò queste di plastica, ne ho tante, quindi mi sembra più idoneo. Allora devo attaccare un po' di quadretti e poi ho finito. Bellissimo! Tranquillo panchino, adesso chiamiamo Lollina e diremo che l'hai fatto tutto tu, ok? Grazie cara! Lollina? Cosa c'è? Guarda un po' che bravo il tuo fidanzato! Oh, panchino! Hai fatto tutto tu! Ma certo, l'ha fatto tutto lui, guarda quanto è stato bravo! Ah, visto che sei così bravo, ne voglio una più grande! E cosa? Barbara, ma mi hai rovinato! Scusa, non pensavo che avrebbe aumentato la dose! Sì, cara, grazie. Solo che dobbiamo andarla a prendere. Dove? No, non dirlo. Dobbiamo andare proprio... No! All'Ikea. Ah, l'agonia, la sofferenza. Vabbè, panchino, dai, non ti preoccupare, poi ti aiuterò io. Grazie, cara. Però adesso devo andare. Dove? Al patibolo, cioè all'Ikea.
Ragazzi, spero che vi sia piaciuta tanto questa cameretta, sono molto orgogliosa di quello che ho realizzato. Ormai si trovano a dei prezzi assolutamente civili, una cameretta di queste non costa tantissimo e soprattutto è molto più duratura e dura di più appunto di una fatta in cartone o altro, senza considerare che per prendere colle o altri materiali comunque si spendono soldi, mentre qui c'è veramente tutto e mi avanza ancora un sacco di cose tra erbette, altri pezzettini di carta, imbottiture, stoffettine, ho ancora un bel po' di cose per poterla continuare a migliorare, ad abbellire, oppure per realizzare qualche altra cosa per le altre casette, quindi sono molto contenta e giù troverete il link di dove l'ho trovata. Ragazzi, grazie e ovviamente restate con me, perché restate in questo canale e anche nell'altro, perché appunto se Lollina vuole una casa più grande, Panchino dovrà pur crearla. Hai ragione, quindi iscrivetevi al canale e soprattutto, se mi volete bene, mettete like a questo video. Ecco, sì, date un like a Panchino e anche a me che vi ho creato questa cameretta. Ragazzi, qui ci sono i canali, qui c'è qualcosa di carino da vedere dopo. Un bacio a tutti quanti e viva il TP Team! Ciao!